Questa navicella spaziale coperta dal Lego è frutto del progetto che ha permesso al laboratorio di robotica della scuola Don Milani per la seconda volta in 3 anni di superare le fasi regionali e di approdare alla finale nazionale della First Lego League, il concorso mondiale di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi per cercare soluzioni innovative a problemi reali di grande interesse generale. La finale nazionale si terrà l'8 e il 9 marzo a Rovereto. Quest'anno si parla di spazio e i 13 ragazzi delle terze classi della Don Milani, supportati dai docenti Dionisio Cirilli e Laura Fabbri e da 2 ex studenti ora alle superiori, hanno messo in campo 7 missioni spaziali dei loro robot da eseguire in 2 minuti e mezzo. Il robot parte, fa sempre il solito giro di 90 gradi, poi si avvicina un po' alla stampante, rilascia il blocco e il blocco rosso 2x4 esce dalla stampante. Le 4 giurie esamineranno anche la programmazione del progetto, la qualità del lavoro di squadra e la realizzazione di alcune soluzioni a problemi pratici, come il comfort del riposo degli astronauti. I ragazzi della Don Milani, in particolare, hanno realizzato una cabina con tanto di sacco a pelo al posto delle cinture, il colore blu e l'accompagnamento musicale di Bach per aumentare il relax. Conoscere questi linguaggi gli servirà non solo nel percorso scolastico, ma anche nel loro percorso lavorativo e quindi per affrontare meglio la sfida tecnologica che tutti noi affrontiamo quotidianamente. Matematica, fisica e informatica non hanno inaridito il cuore dei nostri cervelloni, che hanno anche curato l'aspetto umano della loro proposta. La squadra ha scelto il nome Space Team perché, togliendo la S da Space, esce fuori la parola pace. Inoltre, le lettere sono composte dalle bandiere dei paesi d'origine degli studenti: Italia, Albania, Pakistan e Cina. Un messaggio di unione e fratellanza tra i popoli. L'obiettivo finale, secondo noi, è raggiunto: quello di riuscire a farli lavorare insieme in modo corretto, in armonia e facendoli divertire.